Sono Emilio Casalini, ho fatto per tanti anni il giornalista anche d'inchiesta. Da 7-8 anni mi occupo di valorizzazione della nostra identità, di strumenti di narrazione e di valorizzazione di progetti culturali per valorizzare ciò che abbiamo, ciò che siamo come paese. E in questo percorso io sono veneto, vivo a Roma da 20 anni e mi sento a casa in Sicilia. Ho incontrato proprio in Sicilia una combinazione particolare, un posto che è Sciacca, in provincia di Agrigento, e una persona che è Viviana Rizzuto, che era una program manager di multinazionale internazionale con gli skills molto molto alti, che viaggiano per il mondo, che però era tornata in Sicilia. E Viviana aveva fondato poco prima un'associazione di un museo diffuso come per valorizzare il centro storico. Allora, questa doppia combinazione di percorsi, con io che valorizzavo gli strumenti per valorizzare l'identità, lei che stava organizzando il territorio per valorizzare l'identità di Sciacca come un museo a cielo aperto, dove il tesoro sono proprio le persone, si è combinata questa storia ed è venuto fuori questo esperimento, questo progetto che oggi forse è stato definito il più importante laboratorio sociale in Italia in questo momento. Per le dimensioni, Sciacca sono 40.000 abitanti che hanno fatto un patto di comunità per creare un proprio futuro valorizzando quello che hanno, quindi l'artigianato, tutto il patrimonio immateriale e materiale che esiste, che è tipico anche in tutta l'Italia. Ecco perché questo riguarda Sciacca, ma riguarda chiunque di noi italiani, qualsiasi posto di noi italiani. La comunità accoglie, offrendo se stessa, però per offrire bene se stessa devi imparare quello che sei, devi conoscere. Ecco dove c'è un percorso collettivo per raggiungere la consapevolezza del valore di quello che abbiamo e imparare con le competenze a offrirlo agli altri. Non è solo turismo, è valorizzazione della nostra identità. In questo contesto, come impresa, hai bisogno di partire, ed ecco che siamo arrivati a un certo punto a incontrare Invitalia. Conosciamo tutti Invitalia come strumento dello Stato per far partire con dei fondi le imprese. E noi abbiamo, appunto, siamo informati, abbiamo cercato quali erano le varie possibilità, insomma, gli strumenti finanziari che c'erano, e Cultura Crea era perfetto, perché anche il nome, no? Cultura Crea. Noi pensiamo che creare cultura prima di difenderla, tutelarla e valorizzarla. E a quel punto si innesca un processo per cui se ne crea di nuova. Una grande sorpresa è stata quella di ottenere finanziamento in pochi giorni. Cioè, noi pensavamo mesi, forse, sai, quelle cose che pensi dell'Italia. Abbiamo preso 120.000 euro, di cui metà li abbiamo usati per una piattaforma digitale che servirà per non solo offrire quello che abbiamo al mondo, ma anche contenere tutta la comunità. È un luogo comunitario ormai la nostra piattaforma, e il resto dei soldi per tutti quegli strumenti che ti servono per partire, no? Dai computer alle attrezzature, anche per raccontare il territorio. E questo è quello che stiamo adesso facendo, e questo è il nostro sogno che è partito. È un sogno che secondo me è replicabile ovunque. Speriamo che anche altri, magari anche con altri strumenti nuovi di Cultura Crea, possano seguire questo esempio e replicare questo concetto di museo diffuso, di cooperativa di comunità, di patto di comunità che investe insieme, non per forza per essere amici, ma perché abbiamo un ideale comune, che è quello di avere un benessere sostenibile nel tempo e anche etica e utile, finalmente viaggiano insieme.